Continua la nostra avventura alla scoperta dei luoghi più suggestivi della Puglia. Questa volta le telecamere di Telenorba, alle direttive del bravissimo Mauro Dal Sogno, ci hanno condotto all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo, che fu dapprima un convento e successivamente un orfanotrofio. È un luogo denso di fascino e di mistero, nel quale già in passato hanno indagato alcuni ricercatori per far luce sugli inquietanti fenomeni che sono stati riscontrati. Sanno? Sì, è un questo bunker, si scende da lì. Da qua calcano le derrate. Ma al fine dove arriva questo? Tutto arriva fino poi qui gira a destra, c'è una stanza a destra, una stanza sì, che va a Caparossale, che dice che è tutto pieno. E infatti, cosa ho detto? Sento proprio il richiamo da quella parte, devo andare di là. Ma che cosa senti di là? Devo andare di là. Ci sono, almeno io ho sentito l'esprio, ho visto anche un cane di là. Ah. Si sente sempre che respira di sottofondo e non c'è nessuno veramente, perché sono andato da solo, potrei andare senza nessuno. Si sente che è proprio fa. Sì. Che è quello che sto facendo io adesso, perché non riesco. È come se stessero tipo, non soffocando, però un respiro affannato, tipo di gente malata. Ho capito. Cosa ti ho detto fuori? Perché di qua c'è. Mauro, mi senti? Si sta sentendo male proprio? Mauro, mi senti? Ma i walkie talkie ce l'abbiamo? Quanti walkie talkie abbiamo? Mauro ce l'ha, non so. No, ce l'ho io. Ce l'hai tu, quello di Mauro. Ok, poi scendo quando mi sali su. Ma lo vado a dire. Spegnere tutte le luci. Sì, ma lo vado a dire io, dai. Il ghiaccio ce l'ho qua, Bentornati a Mattino Norba. Allora, adesso mi sono accomodata qui in salotto perché è il momento di avere seriamente paura, perché è tornato con tutte le sue indagini, è tornato a farci scoprire altri luoghi ignoti della nostra regione e infatti oggi è a Giovinazzo, in una struttura che impensabilmente evidentemente ha delle presenze. Ci racconta tutto bene nel dettaglio Mauro Dal Sogno. Buongiorno Mauro. Ciao, buongiorno. C'hai pure la sigla, allora, guarda, dedicata. Vittorio Emanuele. Lo sento, la sento. Ringrazio Giorgio Gambino per questo, come al solito, ma sono con l'impavido operatore Paolo Ricchiuta per portarvi sottoterra, in fondo, dove ci sono delle cose da spiegare che davvero non hanno una spiegazione logica. Parliamo di misteri che hanno visto tante testimonianze. Allora, andiamo sottoterra con il dottor Nicola De Matteo, che è responsabile di questa struttura perché è il delegato della città metropolitana, del sindaco della città metropolitana di Bari all'Istituto Vittorio Emanuele, e che ha vissuto in prima persona queste esperienze. Allora, dottor De Matteo, venga con noi e raccontiamo, mentre entriamo nel buio, ma andremo proprio in fondo, la prima di queste esperienze che ha vissuto insieme a dei ricercatori, mentre il nostro Paolo Ricchiuta cambia un attimo. Attento, ecco, Paolo, tecnicamente non inciampare. Ecco, è pericoloso. E sta camminando su delle mattonelle medievali in questo momento, guardate che bello, incredibile. Allora, dicevamo. Bello. La prima rilevazione è stata fatta nel 2013, quando ero delegato della
del presidente della provincia di Bari, per cui qui sono arrivate delle squadre appunto di ricercatori dell'ignoto, diciamo così, per cui praticamente abbiamo fatto un'esperienza notturna, quindi da mezzanotte fino alle 3-4 di mattina, nel buio più completo, siamo andati comunque a verificare alcune cose che si sono comunque. Noi vi diciamo subito che vedete altre figure, altri ricercatori che sono con noi oggi, ce ne sono diversi, quindi stiamo entrando proprio in questi meandri e diciamo subito avete avuto una manifestazione di qualche tipo. Cosa avete sentito? Diciamo che la prima cosa più importante da dire è che nel buio più completo, nel silenzio più completo, abbiamo sentito da quello che era uno scarico, diciamo così, che ai tempi dei domenicani serviva per buttare le granaglie qui appunto come deposito, sono venute giù degli intonaci, penso delle pietroline, che chiaramente hanno fatto un effetto straordinario, cioè nel senso che nel buio della notte sentirsi queste pietre che cadono. Insomma, una grande paura. Io devo dire, in questo momento ho bisogno di essere liberato, lo dico alla regia, momento? Perché abbiamo perso qui sotto a questo, dove non vediamo più niente, sotto, ecco, a questi sotterranei. Ecco, ci anticipa il ricercatore del GRIPTA, l'avvocato Gianluca Zaccaria, intanto così vediamo qualcosa. Devo chiedere di ribridarmi alla regia. Allora, dicevamo, non ti posso sentire, Mary, nel frattempo continuiamo a raccontarti. Un'altra esperienza è stata quella di lancio di oggetti. È stata una pietra che ha avuto una rilevazione successiva con un'altra, diciamo così, associazione che si interessa appunto del mistero, dell'ignoto. È accaduto che durante, erano intorno alle 3 di notte, una pietra ci è stata, come dire, lanciata addosso, lo posso dire chiaramente questo, in maniera molto onesta, molto sincera, e questa pietra aveva una rilevazione termica molto alta, era intorno ai 40 gradi, per cui con un termorilevatore hanno verificato questa. Ecco, questa cosa era anche Gianluca Zaccaria del GRIPTA di Taranto, che ci racconta esattamente che cosa può significare. Avvocato Zaccaria, allora, quando una pietra come questa che noi abbiamo in immagini viene rilevata con la termocamera e risulta caldissima, con questa termocamera qui, allora che cosa può significare? Per quale motivo è così surriscaldata? Perché sicuramente c'è stato un trasferimento di calore sull'oggetto che in questo caso è stato scagliato, perché da precisare che in questo posto ho già fatto un'indagine l'amico e scrittore Mario Contino, che ha appunto modo di verificare questa circostanza, e quella volta questa pietra è stata scagliata e poi appunto, come ha detto il signore qui presente, e con una termocamera è stata accertata che questa temperatura era effettivamente molto elevata. Allora, noi continuiamo a scendere, grazie a Zaccaria che ci anticipa. Mauro, mentre, mi senti? Anzi no, in questo momento spegniamo le luci. Sì, ora ti sento, Mary. Eccoti. Volevo chiederti, allora, praticamente giusto in sostanza, per deduzione, vuol dire che c'erano delle presenze? Sì. Cioè quel calore è dettato dalla presenza di un'entità, di un qualcosa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è per questo che noi oggi stiamo cercando di capire se si vogliono mettere in contatto con noi. Con noi c'è Danilo Mivillo, che è un tattico militare che in questo momento sta cercando di capire cosa c'è intorno anche a questo ambiente. Noi passiamo, andiamo oltre e poi vi faremo vedere cosa accade proprio qui dove siamo adesso. Ma stiamo arrivando, io non so se riuscite a rendervi conto delle dimensioni di questa. Siamo 20 metri, pensate, sotto il livello del suolo. E andiamo dove ci. Ecco, in questo momento ci sono dei sensori che si accendono, noi continuiamo, riusciamo a farvi vedere qualcosa. Io chiamerei Zaccaria qui per far vedere fino in fondo, per correre fino in fondo con noi questo ambiente. Zaccaria, se ci raggiunge, bene, è sconfinato. Ora vi spiego che cosa c'è qui accanto. Andiamo in fondo e facciamo una camminata di tutto questo corridoio. Noi non ci addentriamo così tanto, ma vi spiego. Guardate quante decine di metri è profondo questo tunnel. Scusami, Mauro, mi senti? Mauro? Sì. Scusa, ma quanta gente c'è là sotto? Che vedo un sacco di ombre, di persone che passano e spassano. Quanti siete lì giù? A meno 20? Beh, in questo momento saremo 9-10 persone. Ecco. Sì, 10 persone. Quindi non ti senti solo, Mauro? Dicevo, oltre. Non ti senti solo, non hai paura? Non mi ci sarei avventurato da solo, ecco, ti assicuro. No, perché mi stavo un attimo preoccupando.
Sai che mi preoccupo di te. Ti spiego un attimo perché, perché qui siamo, preoccupati, anche perché qui diciamo la situazione è abbastanza inquietante. Qui siamo accanto all'ossario della chiesa, dove anticamente i corpi venivano calati proprio da quell'apertura che c'è sulla parete e portati sotto l'altare della chiesa dei Domenicani. Pensa, i Domenicani sono stati loro a fondare questo istituto, poi sono stati cacciati perché invise la popolazione e grandi contrasti hanno convissuto in questo posto, dove ci sono ancora gli scheletri dei Domenicani, e in mezzo a questi scheletri perfettamente composti c'è uno scheletro bambino. Allora, noi dobbiamo cercare di capire che cosa accade. Intanto con noi vorrei anche, ecco qui, Danilo Milillo. Danilo Milillo, benvenuto. Grazie, ciao, ciao. Buongiorno. Allora, lui sta con la full spectrum, guardando nel buio quello che... perché nel buio accadono cose che gli occhi umani non possono vedere. Questa è una telecamera full spectrum, come vedete, dove non possiamo vedere noi, vede nel buio e registra, e è andato a registrare e a rilevare con sensori di movimento quello che accade. Avete visto che si è acceso un illuminatore di movimento prima, quindi... dove non c'era nessuno che passava in quel momento, qualcosa si è mosso. Quindi ci sono delle presenze lì con voi? Il suo ruolo tattico? Sì. Dietro si sentiva, senti proprio la presenza sulle spalle. È veramente incredibile, spaventoso e fantastico allo stesso tempo. Infatti l'ultima stanza in fondo è quella più, diciamo, più interessata, però è... sembra quasi inaccessibile, non so, senti proprio una presenza, è pazzesco, veramente. E quella è proprio la stanza adiacente all'ossario di cui abbiamo parlato, insomma, quella, ora ci sono tantissime storie da raccontare su questo posto, non avremo il tempo per farlo, ma ringraziamo il dottor De Matteo per avercene illustrate tante. E con noi, lo conoscete già, c'è Nicolas, il sensitivo che già in passato ci ha spiegato come mettersi in contatto. Lo ricordiamo bene. Buongiorno a tutti, ciao Mary. Ciao. Mi sento un po' strano. Stai perché male? Non è facile stare con quest'aria, questa energia che si respira, è molto pesante. Cosa senti, come Nicolas? Senti, appunto, ti chiede se stai male, cosa senti esattamente? Sinceramente non è facile stare qua, si sentono spesso presenze che stanno alle spalle, vibrazioni, e ho cercato anche di comunicare attraverso le carte, come abbiamo detto in un'altra giornata. Ho letto delle cose molto interessanti a riguardo e magari potrei mostrarvi. Sì, ecco, sì. Allora, mentre Nicolas ci spiega un attimo, io mi avvicino a lui, devo chiedere, c'è con noi Titti che è un'altra sensitiva, devo chiederle se in altri ambienti riesce a percepire qualcosa e comunicarcelo a distanza, perché i nostri, mentre Danilo Milillo è con me, i nostri sensitivi e aiutanti sono dotati di walkie-talkie per capire cosa accade in tutto questo ambiente. Allora, torniamo da Nicolas, perché adesso stiamo per fare, Danilo viene accanto a me, stiamo per fare... una cosa molto importante che ha bisogno di silenzio, anche quindi commenteremo a distanza. Nicolas, cosa stai per fare adesso? Allora, sono riuscito a arrivare a creare una connessione con questa entità e sono riuscito a trovare un codice. Non è facile ovviamente comunicare perché sono entità molto particolari, ancora non sono molto chiare, le voci sono, sento comunque dei respiri, non mi sento a mio agio in questa situazione. Però ho visto, posso parlare adesso di certo. Vedo, ci sono entità che sono rimaste nel mezzo, in una sorta di limbo, e quindi non si trovano su una dimensione troppo distante dalla nostra, e non si trovano, si trovano in difficoltà. Infatti prima ho sentito comunque dei respiri affannati, come se avessero, come se fossero morti di una malattia o di una morte violenta. Inoltre qua, dividendo il mazzo, ho trovato una divisione molto particolare. Qua mostriamo la differenza tra paradiso e inferno, no? Qui vediamo la carta degli innamorati con l'angelo e del diavolo, e mostra questo limbo nel mezzo. Mi è uscita la carta che rappresenta la morte, il trapasso, con un angelo inverso che mi mostra che non hanno fatto quel passo successivo per cambiare dimensione. Allora Nicolas, noi ti diamo tempo se vuoi per concentrarti ancora un attimo per vedere se c'è un messaggio specifico che ci vogliono mandare. Ti devo spiegare insieme a Danilo una cosa, ovvero il lancio d'oggetti è tipico di una specie di fenomenologia, anche accanto a Zaccaria se possibile, perché parliamo di quelli che sono chiamati poltergeist, ma in realtà hanno una spiegazione parascientifica, cioè RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesi, cioè fenomeni di psicocinesi ricorrente e spontanea. Che cosa, allora, vuol dire psicocinesi, Mauro? In
modo semplice. La capacità da parte del cervello di qualcuno di spostare oggetti nello spazio. Che però in questo caso è spontanea, ricorrente e inconscia. Cioè spesso dove ci sono adolescenti c'è un'esplosione ormonale in quell'età che libera parti del cervello che potrebbe far spostare oggetti inconsciamente. Quindi penserebbero che è una presenza sovrannaturale. Però qui adolescenti ti assicuro che non ce ne sono. La spiegazione ulteriore quella dei poltergeist, cioè degli spiriti della confusione. Cosa fanno, Zaccaria, di solito? Sostanzialmente il poltergeist, come giustamente hai detto tu, escluso il fatto che possa essere una manifestazione derivante comunque dall'essere umano, creano vero e proprio scompiglio in particolare in determinati ambienti, quindi lanciando oggetti, facendo volare addirittura piatti, mobili. È tipico questo fenomeno perché veramente la casa e l'intero ambiente viene messo a soqquadro. Quindi in questo momento anche la nostra incolumità fisica, se avvenisse uno di quei fenomeni come c'è stato già, lancio di oggetti, ma l'ultima volta che siamo stati qui è caduta anche una scatola alle nostre spalle, quindi insomma si rischia, per questo me lo ricordo qui episodio, anche perché me lo ricordo bene, e me l'ha anche raccontato l'operatore che era con te il giorno successivo. Allora io ti devo interrompere, Mary, perché intanto... Ecco, è accaduta una cosa, scusami se non lo faccio mai, ma se ti interrompo è perché nel contatto con qualcuno che vuole comunicare con noi, Nicolas ha avuto un segnale ben preciso. Questo è l'arcano maggiore dell'appeso, mi mostra che sono comunque delle anime che sono rimaste bloccate in questo piano e hanno difficoltà a spostarsi. L'appeso mostra una persona legata, ovviamente sono da interpretare la carta per questa situazione. E, di nuovo... il due di spade, la carta che c'era prima, che mostra la loro incertezza, ovvero non sono sicuri per quale motivo noi ci troviamo qua, quindi possono essere sia aggressivi sia anche innocui. Non sapendo bene la loro natura possiamo trovarci in qualsiasi situazione, però rimangono bloccati qua per adesso, purtroppo. Allora, diciamo, Mauro, abbiamo capito, quindi con un rituale particolare per liberare queste anime, perché sono morte di morta violenta e hanno quindi questo blocco in questo posto qua. Mauro, ecco, abbiamo capito quindi che ci sono delle presenze bloccate. Sono visti dei movimenti in fondo. Non abbiamo molto tempo. Attenzione, allora in questo momento andiamo a vedere un attimo. Sì, pochi Mary, secondi, scusami, Mauro, che in questo momento. Sì, pochi secondi, iniziamo ad andare a vedere. Allora, Mary, io non so se ti devo salutare adesso, ma proprio adesso è accaduto qualcosa. Che cosa è successo? Fateci vedere che cosa allora, è successo e poi chiudiamo. Mary, io vi saluto. Certo. Allora, cerchiamo di sapere, qualcuno col walkie-talkie resta qui per piacere, Titti, per dirci che cosa sente. Danilo, va in fondo un attimo, l'ultimo secondo per vedere se vediamo qualcosa. Sì. Dimmi tu quando ti devo salutare, Mary. Sì. Allora, puoi parlare? Titti, una sensitiva, veloce, in un secondo cosa hai sentito? Vai, Titti. Allora, intanto ho visto delle ombre in fondo, poi ho una sensazione forte di gelo sulle spalle e sento come se qualcuno mi stesse tirando per le braccia. Come vedi c'è una reazione fisica, c'è un contatto fisico qui, allora, è ricorrente. Allora fai una cosa, Mauro, registra tutto, così la prossima volta che ci colleghiamo ripartiamo da lì, così capiamo che cosa avete registrato, che cosa è successo e cosa avete sentito. Danilo, cosa mai detto? Danilo, passo, Danilo, ecco. Scusa, ok, faremo così. Facciamo così perché devo chiudere il collegamento, non abbiamo più tempo a disposizione. Va bene, ti saluto, intanto ci sono dei movimenti in fondo, io vado. Grazie, ti saluto. Grazie, ciao e grazie anche a tutti i tuoi ospiti. Io ogni volta mi metto in ansia. Che è successo? Adesso è tutto buio. Allora, torniamo qui in studio, se possibile, dalla regia, no? Perché ogni volta mi viene proprio la tachicardia. Antò, sto male. Prendimi un bicchiere d'acqua, dai, possibilmente. Hai la tachicardia? Sì. Cosa faccio? Vado in pubblicità, dai. Vado un attimo in pubblicità, mi bevo un bicchiere d'acqua e poi torniamo qui in diretta. Sempre a Mattino Norba, qua va tutto bene. Siamo sempre con voi, a tra poco. Nel frattempo, nel mentre io e la mia amica Titti eravamo intenti a fare dei rilievi con la termocamera, sentiamo all'improvviso una melodia e fortunatamente il microfono della mia full spectrum è riuscito a rilevarla, anche se in maniera quasi impercettibile. Per riuscire ad ascoltarla, alzate al massimo il volume del vostro dispositivo. Nell'angolo molto freddo, negli angoli. Un grado
più basso. Lì, quell'angolo lì. L'angolo sì. Stai sentendo una musica? Sì. L'hai sentito pure tu? Sì. Incredibile, una musichetta era. Ringrazio il bravissimo Mauro Dal Sogno e le telecamere di Telenorba che ci hanno dato la possibilità di accedere in questo edificio storico e monumentale, nel quale molto presto faremo un'indagine notturna per capire se, effettivamente, al suo interno si cela o meno qualcosa di inspiegabile.